E sono diversi i rischi legati all'acquisto di un prodotto contraffatto o di dubbia provenienza sulle nostre spiagge. Questo è il messaggio alla base di Un mare di legalità, un progetto rilanciato oggi a Lido di Spina, nel Ferrarese. Per noi c'era Marino Cancellari. Compie 10 anni Un mare di legalità e sono un mare le iniziative messe in atto lungo i 40 chilometri di costa dei lidi di Comacchio. Un progetto di sicurezza integrata che coinvolge consorzio di gestione delle acque del Basso Ferrarese, associazioni dei commercianti, forze di polizia e volontari. Una campagna di formazione contro l'abusivismo, cioè tutte quelle attività contro l'acquisto di prodotti contraffatti. Che oltre a danneggiare l'attività commerciale possono danneggiare la salute. Oltre alle attività di contrasto all'abusivismo, ai bagnanti vengono regalate borracce di alluminio, l'anno scorso ne sono state distribuite più di 1.000, e conetti da spiaggia per raccogliere mozziconi e piccoli rifiuti che altrimenti finirebbero nella sabbia. Nato per contrastare l'abusivismo commerciale, Un mare di legalità nel tempo è diventato anche un veicolo di educazione al rispetto dell'ambiente. Sono due concetti che vanno assolutamente a braccetto, che lavorano insieme perché più ambiente vuol dire anche maggiore attenzione verso i temi della legalità. Lo faremo attraverso i volontari delle quattro associazioni, ma coordinati dalle forze di polizia. L'applauso di commiato è per Claudio Castagnoli, comandante della Polizia Provinciale, ideatore ed anima di Un mare di legalità, che a fine mese va in pensione. Grazie, grazie.